L'indicativo imperfetto seconda coniugazione. Coniugheremo insieme l'indicativo imperfetto attivo e passivo del verbo doceo docere, di cui presentiamo qui il paradigma completo. Doceo, doces sono le forme dell'indicativo presente. Doceo è il presente indicativo prima persona singolare, io insegno. Doces è invece il presente, sempre presente indicativo, seconda persona singolare, tu insegni. Nel paradigma abbiamo poi il perfetto, l'indicativo perfetto attivo, docui. A cosa corrisponde questo tempo dell'indicativo latino? Corrisponde a due tempi dell'italiano, il passato prossimo e il passato remoto. Quindi io ho insegnato, io insegnai. Abbiamo poi doctum, che è il supino, che come vedremo è una forma che ci consentirà di formare, di creare il participio perfetto. E poi docere è l'infinito presente. Quindi questo è il paradigma completo del verbo doceo, docere. Passiamo alla coniugazione dell'imperfetto indicativo attivo e passivo. Prima però osserviamo le due frasi. La prima: Magister grecas et latinas litteras discipulis docet. Per tradurre correttamente una frase devo partire sempre dalla forma verbale docet. Docet è, come so, avendolo studiato, l'indicativo presente attivo del verbo doceo docere, che significa insegnare. Traduzione: egli insegna. È una voce verbale al singolare che presuppone un nominativo singolare. Il mio nominativo singolare è ovviamente magister, che è un sostantivo della seconda coniugazione. Questo è il mio nominativo. Magister, magistri, significa maestro. La traduzione è: il maestro insegna. Ovviamente insegnare presuppone un accusativo, una disciplina che viene insegnata. In questo caso il nostro accusativo è litteras, come si evince dalla desinenza as, che non dovrò tradurre le lettere ma la letteratura. Grecas et latinas sono due aggettivi che concordano in genere, femminile, numero, plurale e caso con il nome a cui sono riferiti, cioè litteras. Quindi il maestro insegna la letteratura greca e latina. A questo punto devo aspettarmi un complemento di termine, dunque un dativo, eccolo qua, discipulis. Questo è un dativo della seconda declinazione, che è analogo in tutto e per tutto a quello della prima. In questo caso abbiamo il maestro insegna letteratura greca e latina agli studenti, potremmo anche tradurre ai suoi studenti. Cos'è cambiato nella frase successiva? È cambiato il tempo. Invece di docet abbiamo docebat, che è un imperfetto. Perché è un imperfetto? Perché è una forma verbale che si riconosce che presenta un suffisso. Il suffisso è ba, che è caratteristico dell'imperfetto. Quindi la nostra traduzione sarà: il maestro insegnava la letteratura greca e latina agli studenti. Come si forma l'indicativo imperfetto attivo e passivo di doce o docere, di qualsiasi verbo della seconda coniugazione? Dal paradigma prendo l'infinito presente docere, stacco la desinenza re e ottengo il tema del presente. Al tema del presente aggiungo la desinenza, il suffisso ba, quindi doce ba. A questa
aggiungo la desinenza attiva della prima persona singolare, doce, bam. Adotto lo stesso procedimento per le altre persone, dunque doce, bas. Coniughiamo ora insieme l'indicativo imperfetto attivo di doce o docere, seconda coniugazione. Doce, tema del presente, più ba, suffisso, più desinenza attiva. Doce, bam. Io insegnavo. Doce, bas. Tu insegnavi. Doce, bat. Egli insegnava. Doce, bamus. Noi insegnavamo. Doce, batis. Voi insegnavate. Docebant. Essi insegnavano. Passiamo ora all'indicativo imperfetto passivo. Doce bar. Io ero educato. Doce baris. Tu eri educato. Doce batur. Egli era educato. Doce bamur. Noi eravamo educati. Doce bamini. Voi eravate educati. Doce bantur. Essi erano educati.